Se non fai gol, poi le partite finiscono o 0-0 o se l'avversario, come in questo caso è successo, mette la palla dentro, perdi le partite. Però come prestazione credo che su questo campo abbiamo fatto una buona prestazione. Secondo tempo abbiamo messo il Teramo nella sua metà campo. Peccato, è un momento anche così, dobbiamo cercare in tutte le maniere di fare svoltare questa situazione. È stato un calendario tostissimo, io speravo che saremmo riusciti a fare più punti, però la partita di oggi sono punti persi, perché onestamente non credo che meritavamo di perdere questa partita. Quindi adesso abbiamo delle partite consecutive, abbiamo recuperi, ad esempio mi sembra che abbiamo 3 partite in meno del Teramo da disputare. Quindi anche per questo la nostra classifica, fra partite così e partite da recuperare, ci vede un po' indietro. Abbiamo anche 2 punti di penalizzazione perché abbiamo fatto 11 punti sul campo. Quindi niente, dobbiamo essere forti nella testa, ripartire subito da mercoledì e cercare questi 3 punti che, come dice lei, già ci danno una classifica diversa. Abbiamo fatto una buona partita, anche il primo tempo abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista sia dell'uscita con la difesa che anche in fase difensiva. Siamo stati puniti da questo gol su cui avevamo lavorato, sapevamo questo scambio che si faceva fra il trequartista e l'esterno, purtroppo non siamo stati bravi ad andare a chiudere e poi sulla palla dietro. Credo che su quella palla dietro ha vinto la partita del Teramo, noi nel secondo tempo ne abbiamo messo almeno 5-6, con addirittura il nostro esterno che è entrato fino a 6 metri dalla porta in diagonale, non siamo riusciti a fare gol, quindi potremmo riassumere anche la partita così. Nel secondo tempo abbiamo messo in grandissima difficoltà il Teramo, ma se non fai gol poi parliamo di niente. Secondo tempo sicuramente siamo stati più incisivi nel gioco, abbiamo preso d'assalto la metà campo avversaria, però stavamo giocando contro il Teramo che secondo in classifica il primo tempo, non mi ricordo di rimporta del Teramo tranne il gol e il tiro da fuori area, quindi credo che sia stata una partita equilibrata nel primo tempo dove noi abbiamo fatto anche tanto possesso, non siamo riusciti a pungere come volevamo, ma non abbiamo fatto gol neanche nel secondo tempo. Ma nel complesso io ritengo che sia stata una partita dove tu non puoi venire a Teramo a fare 95 minuti di assedio, credo, no? Quindi è stata una partita dove il primo tempo siamo stati bene in partita e il secondo tempo siamo andati alla ricerca del pareggio. E se avessimo raggiunto il pareggio saremmo andati alla ricerca della vittoria. Noi abbiamo delle situazioni dentro che ci mancano tanti giocatori. Reginaldo è rientrato dal Covid e ha giocato. E adesso abbiamo 3 partite, quindi non è neanche nella condizione di fare 4 partite da 90 minuti. Abbiamo dei giocatori che sono arrivati dopo. E oggi ho dato un turno di riposo a Maldonado, e ha giocato Dall'Oglio che rientrava da un mese di stop. Quindi sono delle situazioni che, complici anche le 3 partite, dobbiamo andare a fare. Ma questo non significa che, al contrario, cambiando uno o due elementi, avremmo fatto un primo tempo diverso.